piuttosto timida è affidata a Dell'Oglio e a Fuser. Sostituito Garritano. Secondo tempo, Moro dalla sveglia. Partire con il piede giusto era importante anche in vista della prossima partita con il Milan. Improvvisamente dalla barriera e sullo slancio. Nella ripresa un bel tiro di Tardelli è deviato in corner. A destro, sul suo colpo di testa, para in tuffo Zinetti. Effettua punizione sulla quale Zinetti vola a deviare. Un avversario ad avere i piedi buoni perché gli fanno tirare anche le punizioni a 4 minuti dalla fine. Sembra che la parata sia avvenuta all'interno della linea di porta, ma così non è. Ci sarà una grande parata, eccola, di Zinetti. E così, senza troppa convinzione. Guisce, si butta e para. Si accende una mischia. Al preciosa signora Viola di questi tempi ci sta anche il rischio di un tradimento. Il rigore, ma il tiro di Elkre viene respinto dal bravo Zinetti. Poco e nessun gol per confortare i maggiori responsabili. La Roma ha incassato meno gol, ne ha segnati di più, può contare su fuoriclasse. E quando non c'è di mezzo il portiere Zinetti è il palo. Il continua generosamente ad attaccare spingendo in avanti i suoi centrocampisti. Bellissimo anche Zinetti sulla punizione dell'argentino. Ha deciso il vento. Brutta partita, difficile sin anche da spiegare. Tempo senz'altro più interessante, qui c'è un colpo di testa di Vialli con la risposta in... Fabbri lo aiuta. Crede... Altobelli finta per Muraro che tocca di piatto centrale favorendoli... Ferri, il cui tiro è deviato dal portiere... Quattresimo e prima grande occasione per il Pisa, Zinetti è bravissimo su Giovane Pescara, non c'è stato scampo, anche se la sua parte l'ha recitata, con impegno. Vicina al gol con Alessio, servito da De Agostini. E dopo un salto nerazzurro portato grazie alla spinta di Berti dall'Inter con lode all'Inter per la voglia di vincere e per la sua classifica, ma col Bologna ripetuti interventi che hanno consentito al Pescara di andare. Il Cesena ha saputo trovare la chiave per la risposta, ovvero Ben sostituisce Cervone. Il portiere romanista se la vede. L'azione viene intuita da Zinetti che respinge. Il Bologna capisce che può farci. Per nulla impauriti, di contro, i padroni di casa. Verificato l'azione iniziata da Bettega e proseguita. Salvioni, che sembra tirare a colpo sicuro, ma Zinetti mette in angolo. Zinetti, che para tutto, anche quando il gol pareva ormai. Fallo in area su Consagra. Zinetti è bravissimo, come lo sarà nella ripresa. Al 31esimo minuto, insidiosa punizione di Desideri. Grissimi anche per la bravura di Zinetti. Uno è nell'aria, qui Corneliuson, subentrato a Borgonovo, costringe il campo dove Silas è più portato alla rifinitura che al contrasto. E come sempre si affida su Bigliardi. I nerazzurri, solo 15 punti in casa in 15 gare. Pezza di Zinetti, sostituto di Cervone, prima sul giraffone.